Ciao e bentornati su Shify Recap Edita. Prima di iniziare, attenzione, allerta spoiler. Oggi andrò a spiegare un film di supereroi americano del 2021, intitolato Eternals. Buona visione! Il film inizia con gli Eterni, che credono di provenire dal pianeta Olimpia, che stanno ricevendo la loro missione dai Celestiali attraverso il loro leader, Ayak, chiamata anche il Primo Eterno. Solo lei è in grado di comunicare con Arishem, uno dei Celestiali. Si vestono e si preparano ad andare in missione sulla Terra a bordo del Domo, la loro navicella spaziale. Credono che il loro compito sia eliminare i devianti, ovvero esseri che consumano la vita intelligente su ogni pianeta. Arrivano nel 5000 avanti Cristo in Mesopotamia, dove evacuano la popolazione locale dagli attacchi dei devianti e stringono amicizia con loro. Cersei, un eterno che è in grado di manipolare la materia, è molto legata agli umani ed è spesso in compagnia di Icarus, uno degli eterni più forti, che prova dei sentimenti per lei. Icarus è considerato il loro miglior combattente, è in grado di volare e sparare raggi di energia cosmica dai suoi occhi. La squadra ha anche Tena nel team, un'abile guerriera, Gilgamesh, un essere potente ma premuroso, Kingo, che può proiettare esplosioni di energia dalla sua mano, Druig, un manipolatore mentale e telepate, Fastos, una mente geniale, Makkari, una velocista, e Sprite, un illusionista. Dopo il combattimento, Cersei potenzia una lama e la dona a un bambino umano. Al giorno d'oggi, la stessa lama viene visualizzata su uno schermo gigante nell'incrocio trafficato di Londra, mentre Cersei si precipita al Museo di Storia Naturale per dare lezioni agli studenti delle scuole superiori. Dane Whitman, il suo attuale fidanzato, la accoglie in classe. Nel momento in cui si tiene la conferenza, si verifica un grande terremoto. Successivamente, di notte, dopo essere stati in un pub, Cersei, Sprite e Dane stanno tornando a casa quando vengono improvvisamente attaccati da un deviante. Notano che il deviante sa dove si trovano e sta solamente attaccando loro, e non gli umani. Può anche autocurarsi come sa fare Ayak. Dal nulla, appare Icarus e costringe il deviante a ritirarsi. Dane chiede una spiegazione della vera identità e missione di Cersei, e lei spiega come pensavano di aver sradicato tutti i devianti 5 secoli fa, e che non era loro intenzione interferire con tutti i conflitti creati dall'uomo. Rimasero ancora sulla Terra per molto tempo, dopo che i devianti furono sradicati, per aspettare le loro istruzioni e andare a casa. Dane chiede anche di Icarus, il passato amante di Cersei per 5000 anni, prima che se ne andasse. Icarus successivamente suggerisce che devono trovare gli altri, quindi si dirigono da Ayak. Si scopre che Ayak è già morta, presumibilmente per un attacco dei devianti. In lutto, ricordano i vecchi tempi. Nel 575 avanti Cristo a Babilonia, dopo aver sconfitto i devianti e aver evacuato gli umani, Ayak comunicò con Arishem attraverso la sfera incastonata nel suo petto. Disse ad Arishem che provava qualcosa di speciale per questo pianeta, ma lui gli ricordò che lei non si doveva affezionare troppo agli umani e che doveva concentrarsi solo sulla loro missione. Fastos le aveva poi mostrato un design avanzato del motore a vapore, che avrebbe voluto mostrare agli umani, ma Ayak rifiutò la sua idea e ha lasciato che l'umanità si evolvesse lentamente. Quella stessa notte, fecero una festa di fuochi d'artificio. Cersei e Icarus si legarono e si confessarono il loro amore reciproco. Secoli dopo, nell'impero Gupta, si sposarono. Tornando ai giorni nostri, Cersei è ancora in lutto per la morte di Ayak quando improvvisamente la sfera che si trova all'interno il suo corpo si sposta in quello di Cersei, a simboleggiare lei come il nuovo primo eterno. Istantaneamente visualizza Arishem, ma riacquista poi rapidamente la calma. Sprite e Icarus sono preoccupati per lei in quanto pensino stia vivendo una condizione psicologica nota come Madueiri, come sperimentato da Tena. Tornando nel 1521 d.C. a Tenochtitlan, gli Eterni avevano appena sconfitto l'ultimo dei devianti quando Tena improvvisamente si era rivoltata contro di loro per ferirli. È stata guarita da Ayak che ha cancellato i suoi ricordi, ma ha implorato di riaverli indietro. Gilgamesh la sostenne, anche se avrebbe rischiato di rivoltarsi nuovamente. Druig affrontò Ayak, dubitando delle sue decisioni e delle sue regole sul fatto che non interferissero nei conflitti umani. Se ne andò bruscamente poco dopo. Ayak sciolse quindi il gruppo, permettendo a tutti di vivere una vita per conto proprio. Tornando ai giorni nostri a Mumbai, il gruppo incontra Kingo, ora una famosa stella di Bollywood. Kingo è sempre accompagnato dal suo fedele cameriere, Karun. Vanno in Australia, dove incontrano Gilgamesh e Tena. Durante una festa, Cersei pensa ancora alla sua nuova posizione di primo eterno, esce e si sforza di comunicare di nuovo con Arishem. Alla fine, ci riesce e scopre che la loro missione principale sulla Terra non è quella di sradicare devianti, ma di prepararsi alla nascita di un celeste di nome Tiamut, tramite un fenomeno chiamato emersione. Per crescere,
ha bisogno di una grande quantità di energia dalla vita intelligente. Anche i devianti sono una creazione di Arishem, ma hanno sfidato il loro vero scopo di sradicare i predatori apicali di ogni pianeta, e si sono evoluti per diventare essi stessi i predatori. Essendoci loro come minaccia, un pianeta non avrebbe mai abbastanza vita intelligente per la nascita del celeste. Cersei è scioccata nel sapere che tutti sulla Terra moriranno per l'emersione ed è ancora più scioccata nello scoprire che il pianeta Olimpia non esiste, poiché gli Eterni sono costruiti e programmati da Arishem in un luogo chiamato The World Forge. Hanno i loro ricordi archiviati lì, quindi vengono inviati in missione senza alcuno di essi. Spiega le sue scoperte al gruppo e deduce che devono trovare un modo per non consumare vite innocenti, o almeno far addormentare Tiamut. Per realizzare questo piano, devono andare da Druig nel profondo delle Amazzoni. Druig ha sentimenti contrastanti dopo aver appreso la verità, e inizialmente si rifiuta di aiutare la squadra. Improvvisamente, i devianti tendono loro un'imboscata quando Icarus sta per dire qualcosa a Cersei. Tena si rivolta nuovamente contro di loro, mentre Gilgamesh combatte disperatamente i devianti. Sopraffatto, Gilgamesh viene ucciso, ma fortunatamente Tena riprende conoscenza e scappa rapidamente da lui. Il deviante assorbe i poteri di Gilgamesh come ha fatto con Ajak. Cersei, tuffandosi in una piscina con un deviante, lo tocca e usa la sua capacità di trasformare il deviante in un albero, qualcosa che non aveva mai fatto prima. Piangono la morte di Gilgamesh e lo cremano nella tradizione indù prima che Tena disperda le sue ceneri nel fiume. La squadra decide di cercare l'aiuto di Fastos nonostante sapesse che lui aveva rinunciato all'umanità tanto tempo fa. Un flashback mostra le condizioni dopo il bombardamento atomico di Hiroshima del 1945, quando Fastos si rammaricò della sua decisione di aiutare l'umanità ad avanzare. Al giorno d'oggi, Fastos vive con suo marito e suo figlio in una casa normale quando Icarus e Cersei gli fanno visita. Dopo aver sentito la verità, Fastos deduce che Ajak si rifiutò di permettergli di aiutare l'umanità ad avanzare nel modo in cui intendeva farlo, perché se no non si sarebbe creata abbastanza popolazione destinata a sfamare Tiamut. Sebbene inizialmente si rifiuta di partecipare al piano, alla fine accetta di aiutare e suo marito lo convince ad andare. Tutti gli Eterni tornati insieme vanno quindi alla loro navicella spaziale Domo, sepolta nell'attuale Iraq. Trovano Makkari già dentro e iniziano a discutere le strategie per eseguire il loro piano. Fastos spiega che i Celestiali sono generatori di energia e pervadono gli Eterni, le loro creazioni, con una quantità infinita di energia cosmica. Dalle informazioni che i Devianti ora sono in grado di assorbire l'energia degli Eterni, teorizza che può costruire un dispositivo affinché gli Eterni assorbano anche le proprie energie. L'unificazione degli Eterni creerà una Unimind, fornendo energia sufficiente a Druig per controllare la mente di Tiamut e portarlo a riaddormentarsi. Makkari chiede cosa sarà fatto dopo, a cui Cersei risponde che possono trovare agli umani una nuova casa su un altro pianeta. Sprite sostiene che la colonizzazione dello spazio potrebbe richiedere decenni, Cersei risponde ancora che il processo potrebbe essere accelerato con il loro aiuto. Tuttavia, Kingo è anche dubbioso del piano e chiede a Icarus la sua opinione. Kingo e Sprite pensano che Icarus sia il loro membro più forte, quindi dovrebbe essere lui il loro leader, al che Icarus afferma educatamente che Ajak ha già scelto Cersei, poi si allontana dalla stanza. Kingo lo segue, dicendo che lo avrebbe seguito come ha sempre fatto, ma Icarus non è sicuro di se stesso. Fuori, ricorda gli eventi di 6 giorni fa, quando ha fatto visita ad Ajak nella sua casa. Si scopre che Ajak gli aveva già parlato dell'emersione, e che avevano solo 7 giorni a disposizione per rimettere insieme tutti gli altri. Tuttavia, Ajak non era sicura che le persone di questo pianeta meritassero di morire per la nascita di un celeste, ma Icarus non era d'accordo. Era davvero scioccato nel sapere che Ajak avrebbe pianificato di fermare l'emersione. Ajak ha spiegato di aver visto le persone della Terra vivere la loro vita e di aver cambiato la sua percezione del piano di Arishem, anche nel momento in cui sono riusciti a riportare indietro metà della popolazione cancellata da Thanos 5 anni fa. Icarus portò Ajak in Alaska, dove scoprirono i devianti appena risvegliati. Le disse che non aveva mai dubitato del suo scopo anche se ha nascosto i segreti di Ajak agli altri per secoli. La spinse dalla scogliera e la osservò mentre veniva uccisa dai devianti, poi prese il suo corpo e tornò alla sua casa. Tornando ai giorni nostri, Cersei trova Icarus e gli si avvicina. Si abbracciano di nuovo e tornano al domo quando Cersei viene sorpresa da un battito di energia dalla sua sfera. Si rende conto che l'emersione è iniziata. Fastos non ha ancora trovato un modo per costruire l'Unimind, quindi chiede a Makkari di trovargli il punto di locazione dell'emersione. Con sorpresa di Cersei, Icarus si veste, e poi spiega che non lascerebbe mai che qualcuno interferisca con l'emersione, anche se significa uccidere i suoi compagni. Attacca il lavoro di Fastos, e Cersei realizza che Icarus sapeva dell'imminente evento per tutto questo tempo. Tuttavia, è curiosa del motivo per cui Ajak non ha scelto Icarus per sostituirla.
Druig, essendo un lettore della mente, esclama che Icarus ha ucciso Ajak. Icarus dice al resto della squadra che non avranno successo contro di lui, quindi si prepara ad andarsene proprio mentre Sprite annuncia che si unirà a lui. Partono verso il punto dell'emersione. Il gruppo è ancora sotto shock, poi anche Kingo se ne va perché crede che non dovrebbero voltarsi contro i celestiali e non vuole combattere Icarus. Druig dice loro che devono avere un piano di riserva, per cui Fastos afferma che Cersei è riuscita a trasformare un deviante in un albero anche se è ancora incerta di come abbia fatto. Lei nega anche l'idea di poter fare lo stesso con un celeste. Tenale si avvicina e la convince della sua posizione di leadership e delle sue capacità, quindi Fastos corre da lei per chiederle della sfera dentro il suo corpo. Teorizza che può utilizzare quella sfera come fonte di energia per il loro piano. Ci riesce, quindi il gruppo si veste e va al punto dell'emersione che è un'isola nel mezzo dell'Oceano Indiano. Icarus e Sprite sono già sull'isola, che osservano l'eruzione vulcanica mentre vedono il domo avvicinarsi. Hanno in programma di tenere occupati gli altri Eterni in modo da non disturbare l'emersione. Icarus attacca il domo, incontrando Tena all'interno. Druig, Makkari e Cersei si stanno preparando per iniziare l'Unimind sulla spiaggia. Tuttavia, proprio quando riesce a far addormentare Tiamut, Icarus se ne accorge e attacca Druig. Makkari evacua Fastos, Tena e Cersei, quindi attacca brutalmente Icarus. Cersei si rende conto che ora deve affrontare la trasformazione di Tiamut poiché Druig non riesce più a farlo addormentare. Va sulla montagna ma viene pugnalata da Sprite. Fortunatamente, Sprite perde i sensi grazie a Druig in modo che Cersei possa continuare il suo piano. Fastos, con l'aiuto dei suoi dispositivi, intrappola Icarus. Tuttavia, il deviante viene in suo aiuto e incontra Tena, che quasi la uccide e assorbe i suoi poteri quando lei torna alla realtà e lo decapita. Quando Tiamut sta emergendo, Cersei lo trasforma in pietra di marmo, ma Icarus scappa. Quando sta per ucciderla, non riesce a convincersi a farlo, quindi lei continua con il piano. Si forma infine l'Unimind, a cui sono legati anche Icarus e Sprite. Con quel potere, Cersei può trasformare completamente Tiamut in pietra. Torna dal gruppo e viene abbracciata da Makkari e dagli altri. Tuttavia, Icarus se ne va, volando verso il sole. Sprite vuole trasformarsi in un normale essere umano, in grado di crescere e morire, e Cersei è d'accordo con questo. Il gruppo si separa di nuovo, mentre Cersei, Fastos, Sprite e Kingo rimangono sulla Terra, Druig, Makkari e Tena salgono a bordo del domo alla ricerca di altri Eterni. Sprite va a scuola, mentre Cersei trascorre di nuovo del tempo con Dane. Tuttavia, viene improvvisamente privata dei sensi e portata via dalla Terra da Arishem. Prende anche Fastos e Kingo, e intende giudicarli per il loro atto di uccidere una vita eterna e risparmiare quella della Terra. Iscriviti per guardare altri video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace e un commento per aiutare il canale. Grazie per la visione!